tutto pronto per la semifinale scudetto, l'andata di questa semifinale tra i Black Cats e i Lupi People, la semifinale che conta e come se conta, perché già chi vince questa sera al ritorno avrà un piccolo vantaggio sugli avversari. Vediamo chi avrà la meglio, la telecronaca, ci sono io, Marina Ferretti. E alle prese il vostro Anthony Gull. Messa laterale, sempre di Leonardo, con le mani ci prova al volo. Bel fiore, palla che di nuovo di Leonardo qui. Supera Bernardini, ma la palla rimane lì, Colito! Colito, non può nulla Bernardini che aveva già fatto un mezzo miracolo sul tiro di Leonardo, poi la palla che rimpalla, non è un gioco di parole. E poi Polito lì segna il primo gol per i Lupi. Lupi 1, Black Cats 0. Fortuna di Black c'era. Il Brunotti se lo toglie subito. Di là. La penna ci prova. Supera qui. Verticchio 1. Fa cercare e trovare Polito che però è chiuso. E poi Paparazzi da lontano impegna Bernardini. Attenzione alla penna che va al tiro. Non riesce a inquadrare la porta. Ad appoggiarla per Paparazzi che va al tiro, Bernardini in due tempi, che parata Bernardini. Lupi People che possono ripartire con Polito che con un tacco andava a cercare Chiappa. Invece no, va Chiappa, va direttamente in porta, Bernardini fa il suo lavoro di portiere, la butta fuori, la butta in angolo. Fiore, serve Chiappa, con Chiappa trova il passaggio filtrante per Paparazzi e Bernardini. Ancora Black Cats in attacco. Gaggiotti, che sfortuna Gaggiotti, la palla che colpisce il palo e poi incredibilmente finisce calcio d'angolo. Calcio di munizione, lo batte Santucci, va direttamente in porta, non la trova però. Sai che i Lupi si vanno a prendere un calcio di calcio d'angolo. Tutto adesso Giavimboli, di poi Marconi salva tutto. Finisce qui questo primo tempo. Ci saranno gli ultimi 25 minuti per decidere la sfida. Tutto pronto per riprendere il secondo tempo di questa semifinale scudetto, semifinale d'andata. Black Cats e Lupi, Lupi che stanno guidando per 1-0. C'è il gol di Polito. In realtà, per l'inizio del primo tempo, poi tante occasioni da entrambe le parti, ma nessun gol. Subito Masci. Oh, un po' avventata qui la conclusione. Lungo buona fede cari Paparazzi, trova invece la testa di Didi Brunotti. Paparazzi riesce comunque a fare il pallone dai piedi degli avversari. I sassi di Leonardo, cari Paparazzi. Hai fatto una cosa illuminabile. Paparazzi con le mani. Bel fiore. Va Paparazzi, va direttamente in porta. Poi servire Gaggiotti che si gira. Ha la barba al palo. Fa cercare Lupi che fa il velo per la penna. La penna che infila all'angolino dove Ticchio non sarebbe mai potuto arrivare. Questo pallone è bello. Il velo di Lupi, bello, il gol di la penna che riporta tutto in parità, siamo 1-1. Ci incischia un po' troppo con il pallone e favorisce la ripartenza del Black con la penna. Bravissimo Verticchio, chiude lo specchio della porta, calcio d'angolo. Torna da Marconi, c'è di nuovo la penna. Stacco di Lupi, Marconi che acciaffa un po' il pallone. Paparazzi fa ripartire, so, c'è Ciarimboli da solo, prova il tiro. Ma ci può avanzare a spazio su quella fascia, va al tiro e la palla però finisce fuori sul fondo. L'angolo battuto da Leonardo, lo batte basso, si allunga Bernardini, ancora bel fiore che però perde
tempo di tirare. Attenzione a chiappa! Che occasione ghiotta! Di Leonardo, finta il tiro, spiazza Gaggiotti, finta di nuovo il tiro, spiazza ancora, poi Masci salva tutto. Palla che balla un po' lì in area. E poi Bernardini fa il miracolo, riparte, va a servire Polito, perlomeno ci prova, e poi parte il tiro di Paparozzi. Sotto di Brunazzi che l'appoggia per Gaggiotti, non è la sua serata fortunata, è la seconda volta che Gaggiotti colpisce un palo. Cerca e trova Polito, Polito poi fa il tunnel per Di Leonardo e ancora Bernardini. Ragazzi, che partita Bernardini, a servire Lucarini, poi Polito, attenzione che si avventa Chiappa che però non riesce a chiudere bene il tiro. Ma non c'è tempo per fare nient'altro, finisce 1-1 la semifinale scudetto di andata fra i Black Cats e i Lupi People. Tutto si deciderà nella seconda gara, il ritorno di questa stratosferica semifinale. Siamo con i due bomber di serata, partita finita 1-1, cominciamo da Polito, cominciamo con i Lupi. Com'è andata questa partita? È stata una partita molto intensa, secondo me il ritmo molto alto è quello che ci aspettavamo. Secondo me le due squadre sono le squadre che si meritano queste posizioni, secondo di più. E bene, no, bene, loro ci aspettavamo così, anzi secondo me sono andati un po' sotto. Poi lo chiederemo anche alla Penda che però cosa no, ne pensa. Bene, bene, bella partita, sono divertito. Tu che cosa ne pensi? Siete, siete andati un po' sotto oppure? Allora, sincero, come ha detto lui, secondo me questa era la finale che ci doveva stare. Sta a giocare come semifinale, fortunatamente siamo tutti amici, perché sennò questo agonismo finisce male. Secondo me siamo andati parecchio sotto, pure perché sono due mesi che non abbiamo più giocato, abbiamo ripreso oggi, e comunque sia, siamo tutti grossi squadre, ci mettiamo un pochetto di più, importante per farti 1-1, non c'è nemmeno ritorno. Che cosa ti aspetti dal ritorno? Il ritorno speriamo di entrare un pochetto in condizione, infortunati, come più valore che è, non ci staranno più, per noi sono più importanti, però questi siamo e questi vogliamo capire. La dovete cavare così, insomma. Sì, 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 sì. Voi invece che cosa vi aspettate? Che partita vi aspettate al ritorno? Noi sicuramente la affronteremo come questa partita, cioè tanto agonismo, alto ritmo, e ce la giochiamo più forti. In bocca al lupo a tutti e due, complimenti! Grazie.